Seguiamo questa azione e poi leggeremo la formazione dell'Unione Sportiva Mazara 46. In avanti, pallone in avanti, Makeba fa buona guardia. Seguiamo ancora questo attacco della Don Carlo Misilmeri. Pallone per il numero 4 romano che tenta un tiro, ma insomma abbastanza alto. 10 schierato dietro le punte. Buon pallone! Ottimo il pallone di Pace, Rosella, e poi il pallone, insomma, il portiere Zummo devia proprio quasi sulla testa di Jamé, che in avanti il Don Carlo Misimera, adesso con il numero 10 Lavardera a centro, e arriva il gol della Don Carlo Misimeri, del gol, allarga per Ricciulli. Da quella parte bisogna stringere Ricciulli, pallone di Ricciulli pericoloso, gioco di gambe di Murania per Mario Erbini, Mario Erbini ancora per Murania, ancora Murania, mette il pallone al centro e viene anticipato all'ultimo momento Mario Erbini, tutte le parti del campo, quindi pallone questa volta alto e Keba. Adesso Maltese, che è l'autore del gol, sta giocando una grande partita. Pallone in avanti e pericolosamente, perché Don Carlo Misilmeri ancora pallone. E questa volta colpo di testa viene intercettato da Keba. Ma c'è di punizione, ma parte il numero 10 Rosella. Buono il pallone di Rosella, che viene deviato. Sembra qualche problemino. Attenzione. Il 24 Federico, pallone deviato, cambio di campo per Murania, attende però l'arrivo di Russo al centro, pallone però insomma troppo lungo, e Zummo si distende. Ora Mario Erbini, buono Mario Erbini, questa... ancora Mario Erbini, pallone buono per Murania, che però non riesce a superare Zummo. Pace, questa volta il pallone raggiunge Locascio, che insomma sbilanciato non è riuscito a colpire bene il pallone. Pallone in avanti, cercare Mario Erbini, spizzica di testa per Locascio, e l'arbitro su questo attacco di Unione Sportiva Mazara 46, l'arbitro Aba, manda tutti in spogliatoio per l'intervallo sull'1-0 per gli ospiti Don Carlo Misilmeri al settimo Maltese. Bravo Cristaldi, si porta il pallone, poi il tacco e pallone per Locascio, bellissima azione. Parte Don Carlo Misilmeri con Maltese. Maltese, ancora Maltese, ed è bravissimo Keba a evitare al 14esimo a Pavesic. Pallone in avanti, Zummo, e poi è proprio Pavesic che... E adesso Cerniglia. Pallone per Ricciulli, Ricciulli che... Supera sul primo palo quando siamo al 20esimo Ricciulli. Il gol, la rete. Adesso Pace, calcio di punizione che però insomma non è che impensierisce molto Zummo. E ancora un giocatore Erbini. Cristaldi e il pallone sfiorato da Perrone. Entrambi erano ammoniti, rimane ammonito fra le fila dei biancorossi. Adesso ancora Ricciulli è stato ben rimpallato da Jamé, e ancora però pericolosamente la Don Carlo Misilmeri. Dietro adesso ancora Locascio, guadagna un buon pallone e poi tira Locascio, e per poco non sorprende Zummo su questo tiro. Ancora Don Carlo Misilmeri, il tiro. Ed
E adesso va Sheriff, simbola Sheriff. Sheriff, e non riesce alla fine, insomma. Ancora Pace a cercare Locascio, e poi Locascio fa partire un tiro quando siamo al 48esimo. Lo squalificato di Cata. Adesso parte Pace, pallone deviato, calcio d'angolo, e l'arbitro però in questa decreta la fine della partita in questo momento. Quindi ribadiamo il risultato qui allo stadio Nino Vaccara: Unione Sportiva Mazara 46-0, Don Carlo Misilmeri 2. I gol al primo tempo, al settimo Maltese, al invece al ventesimo del secondo tempo Ricciulli per il 2-0.